Conosci per caso qualche caso come case history di aziende che hanno implementato con successo questo tipo di strumento barra cultura, diciamo? Io finora non ho mai lavorato direttamente in progetti di Enterprise 2.0, quindi di cose che io conosco di prima mano non ne ho, nel senso, diciamo, che non mi è mai capitato di farlo. Però, insomma, di case history su questi argomenti se ne trovano tanti, a partire da quelle di Bernoff, da quelle descritte anche da Tapscott e Wikinomics e via di seguito, cioè sono tutti quanti contesti. Generalmente io ho notato che molte di queste iniziative vengono fatte con successo nei periodi di grande crisi, cioè quando poi alla fine, come dire, abbiamo provato tutto, ma non è, a sto punto, vabbè, cambiamo, no? E quindi inventiamoci anche. Questo è detto ovviamente cosa che succede. Oggi, per esempio, c'è che so, Microsoft, anche io non ci sono ancora andato, sono curioso di andare a vedere, ha cambiato totalmente il layout dei propri uffici, per cui tu non hai più il tuo ufficio, ma c'hai degli spazi comuni che sono divisi per funzione. No, quindi anche l'architettura, il layout, quindi non c'è nulla di software in questo, no? Perché se voglio dire. Sicuramente tutte le persone che lavorano in Microsoft sono geek, utilizzano Messenger per parlare all'interno e hanno già tutti quanti gli strumenti che gli servono per fare anzi, li vendono agli altri. Quindi, come diciamo, cioè anche la nuova suite SharePoint, eccetera, è una suite che è molto orientata alla collaborazione. A un certo punto loro hanno addirittura deciso di andare oltre cambiando totalmente il layout degli uffici. Proprio per, come dire, dare un segno, no? Utilizzare questo come un pezzo della narrazione che tu fai per dire l'azienda è così. O come ci sono tutte quelle bellissime foto di layout degli uffici della Silicon Valley con le cose strane, i biliardini, le cose eccetera. Questo è uno dei spazi comuni. Sono andato una volta in eBay a Londra c'erano tutto un bellissimo spazio comune con la pizzeria, il bar, e più tutta una serie di sale strane dove tu potevi appunto stare lì per avere dei contesti che non siano quelli formali, sto davanti al computer e scrivo. Io credo che un passaggio importante ci sarà quando noi abbandoneremo il computer e passeremo anche sul lavoro ai tablet. Oggi c'è una grande discussione sull'utilizzo dei tablet nel lavoro, ci sono di fatto tutte le grandi aziende che stanno adottando e sperimentando l'utilizzo degli iPad e compagnia bella, o perché lo fanno come programma corporate o perché lo fanno perché ci sono dirigenti o comunque il personale all'interno che dice ma io vorrei utilizzare il mio iPad perché mi torna comodo per leggere la posta piuttosto che fare altre cose. Ecco, quando questo accadrà, significherà che la gente si potrà finalmente muovere dalle proprie poltrone, andare in giro con il proprio device che avrà sostanzialmente quasi tutto quello che gli serve per lavorare, perché poi all'interno dell'azienda fondamentalmente si scambiano email. Col computer principalmente ci si scambia email. Quindi. Sì, a patto che appunto non si tratti della divisione IT dove si fa programmazione, però insomma. Immagino che a quel punto fiorirà anche un mercato di app più o meno precise, più o meno dedicate per diverse attività aziendali. Ma ti chiedo un'altra cosa, pensi che questo aiuterà anche quando effettivamente la richiesta diventerà veramente ampia a migliorare anche il sistema di infrastruttura in Italia per quello che riguarda la banda larga e internet? Sì, ma sai, la banda larga a me sembra inevitabile. Qui il problema di fondo, secondo me, adesso, volendo proprio essere sinceri, è chi la paga sta banda larga? Cioè, secondo me, tutto il problema di fondo sta lì, no? Cioè, noi abbiamo un operatore di telecomunicazioni che è Telecom, che negli ultimi anni, nelle ultime gestioni, diciamo, quindi non le ultimissime, quelle di Bernabé, l'attuale di Patuano. Ma le precedenti gestioni è stata sostanzialmente spogliata, cioè è stata
era, come dire, un bocconcino cicciotto e ci sono state una serie di personaggi che ci si sono avventati contro e l'hanno spolpacchiata per benino, alienando i beni, alienando i cespiti, facendo tutta una serie di operazioni che hanno oggettivamente compromesso alcune delle possibilità di Telecom. E questo è il capitalismo italiano nostro, no? C'è lo stesso capitalismo per cui, dopo aver tenuto in vita l'Italia per decenni in situazioni pietose, con la scusa di non vendersela ai francesi, la nazionalizziamo, cioè, come dire, facciamo un'operazione di recupero, però visto che ci siamo, ci mettiamo dentro pure il yuan, perché? Cioè, no? E quindi il problema è capire chi la paga. Ora, la risposta, come dire, è dentro di te, nel senso che la pagheremo noi poi fondamentalmente questa banda larga, quindi diciamo, renderemo pubblico il momento di esborso, poi riprivatizzeremo nel momento in cui ci sarà da fare i profitti, non sia mai che... Quindi io credo che sia più un problema diciamo, di questo tipo, in modo molto cinico, oltre al fatto ovviamente che, come dire, c'è un mondo che è quello degli editori che... Da una banda troppo larga oggi, di una banda troppo larga oggi ha paura, perché già adesso le persone si stanno spostando. Se poi, e comunque la banda larga è una tecnologia abilitante nel portare il video su device on demand, diciamo su una logica on demand piuttosto che su una logica di flusso come attualmente. Questo di fatto ammazza la televisione tradizionale, perché io non la guardo più, immagino che la vostra generazione, la televisione tradizionale, diciamo, la vostra generazione, quella che ha, diciamo, i neuroni accesi, poi c'è una parte di generazione che ovviamente è Grande Fratello e quest'altra puttanate qui, non so neanche se lo fanno più Grande Fratello, insomma, Amici, queste robe così. Come dire, non è una parte che si candida ad essere né classe dirigente né borghesia, come dire, commerciale portante di un'economia. Ecco, il rischio è che a guardare la televisione, cioè il rischio, il fatto è che l'evoluzione sarà che a guardare la televisione varranno le fasce deboli, no? Quelle che hanno più difficoltà ad utilizzare questo tipo di tecnologie, mentre la parte pregiata anche di consumo si sposterà altrove. Ora, su questo la banda larga è una tecnologia abilitante, perché ovviamente se non ho sufficiente banda io non posso fare il video on demand, non posso fare tutta una serie di cose. Ma voglio dire, la resistenza è inutile e sarete assimilati, insomma, cioè, non è un problema di tempi, è un problema di resistenza, è un problema di capire alcune dinamiche industriali, ma la strada mi sembra assolutamente quella, nel senso che non può che essere quella, come sta accadendo nelle altre economie, più avanzate. Quindi anche qui una questione culturale, secondo te? Qui la vedo, sì, una cultura, questione culturale della classe dirigente, una questione di questo paese, una questione di interessi di alcuni soggetti importanti italiani. Si parlava qualche settimana fa con Antonio Pavolini a proposito di televisione tradizionale, convergenza tra TV tradizionale, nuovi media piuttosto che contenuti disponibili su internet, e si parlava appunto degli interessi di major ed editori che ovviamente fanno accordi commerciali con i produttori di Connected TV, limitando di fatto, no? L'accesso alla vastità dei contenuti disponibili su YouTube, per esempio, per una serie di motivi. E in effetti. Voglio dire, ma è anche normale che abbia una logica protettiva, insomma, nel senso che se tu pensi che insomma, quella è un'industria abbastanza in cui stanno tutto sommato abbastanza sereni e tranquilli, no? Cioè, margini fortissimi. A un certo punto sull'industria musicale gli è crollato il mondo sotto i piedi. E quindi in qualche modo mi sembra abbastanza fisiologico che uno cerchi di proteggersi, di resistere fondamentalmente. Se poi il resistere, sono come le petrolifere, no? Cioè, oggi noi non abbiamo, qual è la sfida? Non è tra il petrolio e il
La sfida è tra la centralizzazione e la decentralizzazione della produzione su con le grid energetiche. Quindi io posso oggi investire, cioè oggi se comincio a costruire una centrale nucleare entra in funzione tra 25 anni. Allora, in 25 anni capisci bene che posso fare talmente tanta, se io prendo gli stessi soldi, no, e li investo in ricerca rinnovabili, non ci credo che non riesci a trovare una roba super efficiente che sostituisce il petrolio. Però lì qual è il problema? Il problema è che se io mi comincio a mettere 4 kW, 5 kW sul tetto e non ho più bisogno di comprarla dall'ENI, dall'Enel, dall'Edison, piuttosto che a livello internazionale dalla Shell o chi che sia, insomma, quelle sono le aziende che fanno il maggiore fatturato nel mondo oggi. Se tu guardi, sono, insomma, adesso, insomma, a parte la Apple e l'informatica, le aziende più grosse del mondo sono le energetiche. Quindi è ovvio che loro puntano a fare azioni di lobby per fare il nucleare. Poi gli ha detto male, gli ha detto male con Fukushima, e quindi questa cosa, come dire, insomma, abbiamo capito che, insomma, sì, è altamente improbabile, ma se aumenti il numero di centrali in modo consistente, anche l'evento improbabile, il problema è che quando l'evento improbabile accade è talmente disastroso, no? Come dire, che cioè, facciamo anche di no, cioè, no? Cerchiamo di un'altra strada. Quindi è assolutamente fisiologico. La cosa bella è che tutto sommato noi oggi siamo in grado di resistere a questo tipo di logica. Abbiamo sia come cittadini che come consumatori consapevolezza maggiore di quello che possiamo fare, e piano piano stiamo anche imparando che aggregandoci possiamo far cambiare delle cose. Magari sono piccole cose, per carità, la legge bavaglio, quindi con l'operazione di Wikipedia, però tutto questo movimento di indignados, indignati o quello che siano in giro per il mondo, che come dire, si prendono riescono a far sentire la propria voce, ad alzare il volume, perché, come dire, non hanno bisogno della televisione o dei giornali per essere legittimati, ma si autolegittimano con i propri strumenti di informazione. Questi sono, come dire, questo cambia gli equilibri all'interno di una società e dà la possibilità a persone normali di aggregarsi per, come dire, rappresentare le proprie istanze.